Giulio, che giorno è? Lunedì. Lunedì 18 novembre. Come hai dormito? Abbastanza bene. Alvi, come hai dormito? Bene, anche questa mattina mi sono svegliato e mi sta venendo un tumore gigante. Siamo tutti qui perché la cosa che mi ha detto nello scorso vlog è che siamo in convivenza. Cioè, vorrei inquadrare Gioele, ma in questo momento non, mi sa che non posso, se lo faccio mi ammazza. Però Giulio posso. Oggi che sono in convivenza ci mancava solo questa. Ero sull'autobus solito, tranquillissimo, al 134. A un certo punto si ferma e fa fine corso, ultima fermata. Io, come ultima fermata? Sì, oggi arriva qua. E niente, quindi sono dovuto andare a prendere il 124. Che adesso dovrebbe arrivare tra tipo 2 minuti. No, balla. Rifallo. Fallo te! Vai, Cri, atterralo. No, oddio. Vai, metti le mani. Giulio! Ma chi è che ha buttato la palla sul tetto? Dai Giulio, sempre a te, eh? Vai, destra. Sempre il solito. La mia destra, Giulio. La tua sinistra, ancora. Stanzi. Calcola che devi arrivare al furgoncino bianco. Vai davanti al furgoncino bianco. Non ho capito. Ma la palla è attaccata al bordo. Vai davanti al furgoncino tu. Ancora, vai. Ancora. Sai, a 2 metri, ancora. Ancora. Giulio, devi arrivare al furgoncino. Ancora. Devi essere davanti al furgoncino, Giulio. Ancora. Ce l'hai quasi. Ancora pochissimo. Eccola, ce l'hai. Ce l'hai. Eccola. Bravo. Grande Giulio. Solo grazie alle gonne, perché sennò non ce la faceva. Allora, vediamo se perché no. Anche la gonne del donne. Esatto, perché la gonne del donne è del donne. Vai, vediamo se ce la farà, vedete? Lancio dall'altro, vai. Vai. No, lo becco 100%. Vai. Ma io lo lancio. Momento della verità. Fai il leva. Dai che ce la fai. No, lancio il leva. Lancio del peso. Aggancio. Esatto, vai, ce la fai. Crediamo in te, Gioele. Dai, confidiamo in te. No. Oh! Ragazzi! I'm on fire. Vai. I'm a fireball. Oh! Tirata così forte che hai impazzito. Sì, esatto. Io devi rivedere Giulio, il video. Devi fare più palabra, non devi tirare dritta per dritta. Sì, forte. Sotto la macchina. La siamo per terra. Pressione. Eccola. Gioele, passa la canna. Gioele, facci piano. Gioele, non finirla tutta te. Vai. No, devi andare vicino al massimo. Oddio, col volume al massimo, vai. L'ultima volta il ragazzino ha chiesto anche... Dai! No, è finito, aspetta. Ciao, papi. Dai, ragazzi, chiudo. Raga, Christian ha deciso di droppare sta hit. E anche stanotte non si dorme. Fine giornata. Martedì 20 novembre. Ci piace questo risveglio. Ho dormito così bene. Minghie. Dai, è bello questo risveglio però, Gioele. One eternity later. Ragazzi, è buggato, si è rotto Giulio. Niente, oggi giornata abbastanza tranquilla, qui in convivenza. Qui c'è il mitico Albi che mi sa che già se la dorme. Non me la dormo ancora. No, non se la dorme ancora, ma non ci siamo quasi. Pubblico di merda. Vai. Domani c'ho l'interrogazione di latino, mandatemi un fammi la chiusura del vlog e devi dire fine giornata. Vi prego, raga, che Dio me la mandi buona per latino domani. Ciao. Devi dire fine giornata. Bella. Devi dire fine giornata. Fine giornata. Ah, oh, bravissimo, ce l'ho fatto. Allora, praticamente fa freddo della Madonna, sono tutto incappucciato, sto venendo comunque di freddo. Devo passare da casa perché domani ho ginnastica e devo prendere la sacchetta. E di dove praticamente per far prima, Cri mi ha perso la sua bici. Solo che non mi ha detto dov'è, perché sono indicato di chiederglielo. Quindi devo trovarla. Ce l'avevo letteralmente sotto il naso. È quella grigia che c'è qua.
Ero qui a parlare con Giulio che ha preso lo scooter e non l'ho vista. Ah no, ma qua non c'è nessuna griglia, no scherzo, non è questa qua. E dove cavolo è? L'ho chiamato, mi ha detto che è dentro dove ci sono le scale, ecco perché non la trovavo fuori. Io sto congelando, però almeno adesso l'ho trovata. Si muove, calma! Lava, lava, perché non stai lavorando? Guarda col flash quanto lo soffre. Vai a farla allo screen. Vabbè dai, anche oggi è... Succa pure con la mano rotta. È tardissimo, fine giornata, ultima notte di convivenza. Non c'è nessuno in camera, c'è solo gli albi perché stanno tutti quanti studiando storia dell'arte. Penso che i gay. Esatto, invece io sono qui tranquillo, adesso vado a dormire, sono stanco morto. Prima ero sul divano, mi si chiudevano gli occhi. Fine giornata. Sono ghiaccio quello. Si può andare. Sai come fa adesso, Beppe? O va in retro, o la fa tutta in retro, oppure con la testa fuori dal finestrino. Cagliono. Guardate lì l'acqua, che stava uscendo è diventata proprio ghiaccio. Che strano. Duccia! No! La rivincita! Penso. Oh! Prendi quello! Piove più! Qui sono tutti quanti intenti a scrivere le lettere, cioè che si consulta con Filo. Quella per il mio folletto, eccola qua. E sono soddisfatto. Te sei soddisfatto della tua lettera, Gioele? Sì. Pensi di essere stato un buon folletto? No. No? Anch'io, no, io potevo fare di più. Non per scelta, però, non per scelta. Io neanche. Io potevo far di più, secondo me. Ce la porto, ok. Io ero frutto della vita, però purtroppo ci siamo visti poco, non sto tanto con lei, quindi potevo far di meglio, potevo impegnarmi di più. Ero già letto per fare questa clip, mi sto accecando perché la torcia del flash mi distrugge. Comunque, niente, mi sono messo già a letto da un pochino, ho fatto tutte le mie cose, ho sistemato tutto, ho fatto lo zaino, ho messo le cose da lavare, ho impostato le lavatrici perché domani parto per Milano. Sto rumore è il coso per il profumo che... parte, ogni tanto mi fa prendere di quei colpi che muoio. E niente, è stata davvero una convivenza bellissima, sono felicissimo di essere tornata alle mie abitudini, a tutti i miei comfort eccetera eccetera, però è stata davvero una convivenza stupenda con delle persone meravigliose e sono stati davvero 5 giorni bellissimi. E niente, direi fine giornata. Venerdì, che giorno è oggi? 22. Però taglialo. Sì. Eugenio, venerdì 22 novembre. Ok, spostati adesso che sono le persone più importanti. Abbiamo cambiato posto, il posto più bello della classe. Guardate qua con i migliori, più divertenti del mondo. Oggi c'è stata la prima ora di Dante, poi ha interrogato in scienze umane 2 ore, io ho già stato interrogato. Filosofia 1 ora, già stato interrogato. Ora buca e si disegna, sto disegnando dalle 9. E niente, vuoi dire qualcosa? Vuoi aggiungere qualcosa? Ciao. Comunque tutte le volte... Arrivati a Milano, sempre bellissima questa zona, però purtroppo la sera è molto molto mal frequentata, quindi adesso via il telefono che non voglio rischiare. Stasera, come tutti i venerdì sera quando vengo a Milano, si va da Giuliano, che secondo me è la pizza alta più buona di tutta Milano e in generale la più buona che abbia mai mangiato. Eccola qui, sempre bellissima e buonissima. Sono a casa, mi sono appena bevuto una bella camomilla come praticamente tutte le sere. E niente, direi fine giornata. No, devo stare sera, aspetta. Sabato 23 novembre si va in metro per andare in centro, prendere un po' di cose. Lì sono quei... guarda io lì. Maledetti. Qui sempre bellissimo, stanno già preparando l'albero perché se devo finire per il 7 ce ne vuole. Qui Piazza Duomo sempre stupenda. Stasera, terrazza Aperol. Il blog, sono nel blog. Buonissimo. Arriva la parte migliore dell'aperitivo, questi panzerotti che sono la fine del mondo, però. Oh, buonissimi. Sono nel blog col panzerotto. Sono ancora nel blog. Vivi, hai la casa in Piazza San Babila, bellissimo. E se non c'è Giana che fai l'albero di Natale,
al 23 novembre. Giorgio non è il vlog. Ma come si fa? Te l'hai già fatto l'albero di Natale? No, Giorgio non è il vlog. Però aspetta, una cosa. Comunque i Giorgiana non fanno l'albero così presto, perché alla fine uno è un Giorgiana comunque delle zone di Milano. Però invece proprio al sud lo fanno così presto. Esatto, bravo, bravissimo. Vlog. No, dai, poi, poi. No, no, non posso dirlo. Trovo un modo carino. Meridionale, sì, sì. Meridionale. Quelli del sud fanno sempre l'albero molto, molto presto. Esatto, gente del sud. Allora, siamo alla Basilica di Sant'Ambrogio. E qui c'è una chicca che mi hanno detto quando sono venuto in gita alle medie. Vedi, vedi questa colonna qua? La vedi, Giorgiana? Sì, guarda che non sei una sega. Guarda qua. Vlog. La vedi? Ok. Se lo sono questi due buchi qua? No. Praticamente, li aveva costruiti Sant'Ambrogio quando voleva divertirsi. Veniva qui e... No, sto scherzando. Allora, c'è stato... Ah, allora, penso. Io me lo sono immaginata così. Siamo nell'epoca di Sant'Ambrogio. E che hanno... Non so. Sant'Ambrogio contro il diavolo. Te lo giuro. Io mi sono immaginato tipo una cosa scena Avengers. Arriva il diavolo, si sono ammazzate di botte. Il diavolo con le corna. Sant'Ambrogio ha preso il diavolo cornuto, l'ha preso e l'ha ficcato lì dentro. Quelli lì... Ma per me allora? Esatto. Quelli lì sono i buchi delle corna del diavolo. Quindi ti rendi conto? Cioè c'è stato proprio un combattimento stile Goku, stile Avengers, tra Sant'Ambrogio e il diavolo, e Sant'Ambrogio ha preso il diavolo e l'ha ficcato con le corna dentro la colonna. E ci sono ancora il signore delle corna. Dice che porta fortuna a toccarle, mi sono sognato di toccarle. Uno e due. Certo. Okay, non fortuna. Sono tornato a Riccione e mamma sta facendo la cioccolata. E sto coso qua proprio anche solo così è la fine del mondo. In più c'è proprio in casa c'è proprio un profumino proprio. Ma perché sta facendo anche una torta, lei le fa sempre, ma queste proprio spaccano, proprio quella classica, ma buonissima. A volte la fa anche al cioccolato, però forse mi devo dire che è più buona questa. Poi prima mi ha chiesto di portare delle cose in camera sua e dal suo balconcino ho visto questo. Cioè qua proprio voglio fare una gara, voglio fare qualcosa, ma che è proprio bello. Cioè, ma che bello che hanno fatto. Molto molto bello. Per come sono fatto io, e io farei tutto quanto a partire dal 1 di dicembre. Però vedo che molte persone quest'anno, e andando avanti negli anni, fanno sempre prima. Sul lungomare a Riccione, dove c'è Piazza del Roma, tutto il lungomare, hanno fatto proprio una roba bellissima. Hanno fatto una pista di pattinaggio lunghissima, una ruota panoramica, tutto un villaggetto carino con le giostre. Adesso nel prossimo vlog vi porto a vederlo perché è davvero stupendo. Detto questo, io torno a studiare perché domani è la verifica di italiano e mi devo prepararmi, stavo già studiando. E poi quando ho finito devo sistemare un pochino il mio armadio, perché vedete, cioè non ci stanno più ormai, proprio non c'è lo spazio. E quindi idem per le felpe, quindi faccio un pochino un recap delle felpe, delle magliette che penso di usare ancora e quelle che non penso di usare più, quelle che non uso più prendo e mi metto da parte, e così almeno faccio un po' di spazio. Anzi, prima vi faccio vedere che una cosa di Natale l'abbiamo messa, ed è il maglioncino di Mida. Mida, il maglioncino di Natale c'hai? Guarda quanto sei bello con il maglioncino di Natale, patata. Bello, bello. Madonna, mi ammazzo con la luce di sto flash. Niente, allora, tra una cosa e l'altra ho dovuto studiare. Sono andato a letto adesso che è tardissimo, mi sono dimenticato di fare la chiusura della settimana. Niente, siamo arrivati alla fine di questa settimana, io vi ringrazio per essere stati con me anche in questa settimana. Noi ci vediamo la prossima settimana, come sempre ci sono le ripetizioni, con il vlog della prossima settimana, lo stanco morto, e niente, fine settimana, vado a dormire, va che è meglio.